Sappiamo bene che il Lago di Garda è un formidabile attrattore in chiave turistica anche per la qualità dei prodotti che propone ai visitatori. Parliamo di vini, di olio, di tante altre eccellenze. Vogliamo affrontare il tema legato a enogastronomia sul Lago di Garda con Gianfranco Comincioli, un produttore che sicuramente ha molto da dire grazie alla sua esperienza e alla qualità dei prodotti che ha saputo offrire sul mercato. Allora, Lago di Garda, enogastronomia. È un binomio importante? Sicuramente la fortuna è che sono nati diversi ambienti sul lago che si sono cimentati nella qualità, nella scelta delle eccellenze, e perciò questo ha portato a sviluppare sempre di più una maggiore crescita dell'offerta anche della produzione e anche della qualità in particolare. Questo vale in primis per i vini che ormai hanno una certa storia, insomma la denominazione della zona si appresta ad affrontare il suo 50° anno nel prossimo anno, per cui una storia che ha qualche cosa da raccontare tra le prime denominazioni a livello nazionale, appunto nel 67, e che ha avuto dei percorsi e degli sviluppi, delle articolazioni che si sono sviluppate nel tempo in seguito anche alla necessità del gusto delle persone, che chiaramente cambia in funzione anche delle abitudini alimentari, oltre che della cucina, degli chef che hanno chiaramente cambiato completamente le proposte che potevano essere presentate negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80. Oggi c'è una cucina sempre più raffinata e questa cucina sempre più raffinata è alla ricerca del valore assoluto delle produzioni, perciò della qualità assoluta, e questo impone ai produttori uno sforzo sempre maggiore, un'attenzione sempre più importante nel saper estrarre la tipicità dalle produzioni, ma non solo, anche gli equilibri, anche le intensità, ma le giuste intensità per andare ad abbinarle chiaramente ai piatti. Nell'olio negli ultimi anni si è sviluppata una ricerca sulla tecnologia molto importante che ha permesso di far crescere la qualità intrinseca delle produzioni, creando soprattutto una valorizzazione dei caratteri fondamentali delle varietà principali, associate chiaramente all'intensità che viene data dall'ambiente, perciò dai fattori climatici, che nel caso del nostro ambiente è particolare perché siamo un po' ai limiti della produzione mediterranea dell'olio, e perciò con queste temperature più basse rispetto alle zone vocate chiaramente abbiamo delle possibilità di ottenere degli oli con una finezza, un grado di piacevolezza molto, molto spiccato, che non rinuncia però a rappresentare i caratteri della varietà, che in molti casi sono anche abbastanza intensi e sono anche molto presenti. Cito la varietà principale, che è quella che diciamo autoctona e perciò rappresenta meglio il nostro territorio, che è Casaliva. Casaliva ha la prerogativa di essere una varietà che ha con sé dei polifenoli con dei caratteri di carciofo, di cardo, e queste sensazioni di carciofo e di cardo sono sensazioni, o di mandorla amara, sono delle sensazioni che sono abbastanza intense, ma nello stesso tempo, ripeto, dato appunto dal clima in cui ci troviamo, rappresentano comunque degli oli che sono eleganti, piacevoli e perciò molto abbinabili ai piatti anche raffinati che vengono sviluppati. Per quanto riguarda invece l'aspetto dei vini, credo che la storia era principalmente sui vini rossi e perciò sul groppello, che è il vitigno autoctono, il vitigno tipico del nostro territorio. Ma dal groppello poi si sono ricavate anche altre interpretazioni interessanti che sono state sempre più apprezzate dal pubblico, in particolare in questi ultimi anni i rosati, il chiaretto della denominazione tipica della nostra zona. Il chiaretto è un vino che è ottenuto principalmente appunto da groppello, riesce ad avere quelle caratteristiche floreali, fruttate, ma con una sapidità, una salinità e non le acidità che normalmente si trovano in determinati vini rosati, che lo rendono piacevolmente appunto apprezzabile, servevole, per cui molto intrigante e tra l'altro universale, nel senso che è applicabile in tutte le situazioni, va bene da aperitivo, va bene con i primi piatti, va bene con i secondi piatti, a seconda delle temperature di servizio, e addirittura va bene con alcuni dolci a pasta secca, quando non è troppo secco chiaramente. Questo è un vino che sicuramente incontra anche le abitudini alimentari, le necessità anche diciamo di vita che oggi abbiamo, che sono sempre più
veloci, abbiamo poco tempo da dedicare. Un vino rosso, e soprattutto un vino rosso importante, ha bisogno tempo di preparazione, ha bisogno del tempo anche per poterlo gustare e chiaramente anche un po' di tempo per mangiare i piatti adatti per bere determinati vini rossi e poi per poterli anche smaltire, perché non è così semplice. Oggi siamo tutti di corsa e perciò è difficile. Anche se devo dire che la ricerca sui vini rossi non si è mai fermata e non finirà sicuramente, al di là del percorso delle denominazioni che si stanno evolvendo, ma in particolare con la base Groppello ancora si stanno facendo ricerche sia sui cloni, sia sulle vinificazioni e sia anche sulle maturazioni per ottenere sempre più dei vini in linea, come ripeto, con il gusto delle persone, ma che possano rappresentare bene anche le strutture, le intensità e le piacevolezze che può dare a un vitigno come il Groppello. Vogliamo completare questo quadro, detto volgarmente, di colorazioni, ma soprattutto dal punto di vista geografico dell'area gardesana e dell'area lombarda, del lago di Garda, con il Lugana, un altro prodotto che sicuramente sa portare il nome del lago di Garda a livello internazionale. Nazionale, parlando di vini bianchi. Sicuramente Lugana, se c'è stato un vino che ha avuto un successo straordinario non solo nell'ambito della nostra regione, ma nell'ambito nazionale, e forse non solo nell'ambito nazionale, è proprio Lugana. Lugana sta registrando dei numeri importantissimi di crescita grazie al lavoro importante che è stato fatto nella zona dai produttori e sempre più si sta affermando a livello internazionale. Questo è molto importante perché poi noi abbiamo la fortuna di avere questa pozzanghera sotto che è straordinaria da questo punto di vista, ci dà la possibilità di avere il turista qui, il consumatore qui, non tutti hanno questo privilegio, ma avere un vino che poi possa essere ambasciatore anche in termini di numeri, perché questo è anche importante, all'estero e che mantenga questa continuità di presenza all'estero è interessante e perciò Lugana sta facendo questo ruolo in modo molto 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 bene. Si fa un buon gioco di squadra tra sistema turistico e produttori delle eccellenze per creare a livello internazionale buona comunicazione e promuovere il territorio? Io non sono molto avvezzo a seguirle queste cose, nel senso che la mia dimensione aziendale non mi permette, non mi impone, diciamo, questo tipo di percorsi, però quando è possibile lo facciamo molto volentieri, ma so che però gli organismi istituzionali lo stanno facendo costantemente e naturalmente noi ne beneficiamo delle ricadute. È come dire, vai al Vinitaly? No, non vado al Vinitaly, ma se il Vinitaly c'è è molto importante anche per me, nel senso che comunque quando viene fatta un'azione di comunicazione, di promozione, ne beneficiamo tutti, indipendentemente dalla dimensione, indipendentemente dalla capacità di poter essere presenti o meno a determinati eventi. Concludiamo guardando al futuro. La ricerca della qualità continuerà ad essere il valore premiante nel vostro settore? Io credo assolutamente di sì, perché l'Italia ha la possibilità di avere delle unicità irripetibili e ne ha tantissime, tra l'altro una varietà interessantissima che può essere un ventaglio di occasioni, di proposte, di opportunità e di incontro straordinario. Le emozioni di tantissime eccellenze che si possono provare assaggiando prodotti o piatti o abbinamenti fatti nel nostro territorio nazionale credo che sia un unicum al mondo proprio. Infine, Vivere il Garda, questo programma vuole essere anche un programma di proposta. Lei ritiene che sulle tavole dei telespettatori nostri, quindi dell'area circostante il Lago di Garda, delle province di Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, possono essere sempre più consumatori delle eccellenze del Lago di Garda, oppure c'è un limite determinato, non so, dai costi per esempio, che sicuramente sono differenti da quelli di altre produzioni, ma bisogna considerare anche però l'aspetto qualitativo? La qualità difficilmente coincide con un prezzo basso. Normalmente la qualità ha un suo prezzo che non necessariamente deve essere sproporzionato, è giusto, rapportato chiaramente al tipo di prodotto che si va ad incontrare. Sempre di più avverto che i consumatori stanno crescendo in questa direzione. Quando si approcciava ai clienti tedeschi negli anni 60, 70, 80, era un problema per chi faceva qualità, perché era soprattutto una perdita di tempo, perché non c'era dall'altra parte un interlocutore in grado di accogliere quello che si proponeva e di comprenderne
le sfumature, perciò di apprezzare e essere disponibile ad affrontare un determinato prezzo. Oggi no, oggi assolutamente no, vorrei dire che è da auspicare che il cliente tedesco arrivi e con lui adesso gli olandesi, adesso i finlandesi, cioè i russi, altre nazioni che continuamente diciamo fanno arrivare turisti in questo nostro territorio, americani, inglesi, e che sono già preparati ad assaggiare le cose interessanti e conoscono, ovviamente con internet oggi il mondo è diventato piccolo, conoscono già le sfumature che andranno ad incontrare e vengono proprio alla ricerca di quello, vogliono capire sempre di più e vogliono provare, toccare con mano ciò che magari non hanno la possibilità di trovare nel loro mercato. Quindi un prodotto per i turisti, ma non solo, anche per i residenti, per i cittadini delle aree vicino al lago di Garda, possiamo dire made in Garda, è un prodotto di qualità. Assolutamente sì, anche se chiaramente la crisi economica per quanto riguarda l'Italia si è fatta sentire, perciò i mercati esteri sono stati una fortuna in questi anni in particolare, ma chiaramente il nostro è un consumatore che conosce e che è già abituato e che ha dato l'ossatura, diciamo, di tutto questo mercato.